Lo sai, amore, io non me lo ricordavo che il film Fracchia contro Dracula l'avessero girato al castello di Fenice. E tu? Ma neanche io, zero proprio. Ma a nostra discolpa possiamo dire che il film ha qualche annetto sulle spalle, eh? In effetti sì. E poi a me il castello interessava perché è esteticamente bellissimo, non tanto perché è stata una location cinematografica. Però questo è strano. Tu sei sempre una che spulcia per vedere le location dei film, dove hanno girato cosa. Sì, però Fracchia non è che mi piaccia poi tanto. E poi lì ci hanno girato anche La Freccia Nera, che è obiettivamente una ciofeca. Il libro è molto meglio. Quando la Cree parte con la tirata «Era meglio il libro!», io per principio la lascio dire e non commento. Ecco, bravo. Non commentiamo e passiamo al castello di Fenice, che è uno dei pochi casi italiani in cui è avvenuta una ristrutturazione davvero selvaggia, ma che comunque lo ha reso facilmente riconoscibile anche da lontano. Perché selvaggia? A me sembra davvero bello. Lo è. Soprattutto perché il castello, alla fine dell'Ottocento, era in uno stato desolante. Pensa che era diventato una fattoria. Lo usavano sia come fienile che come stalla. Allora gli devono aver dato davvero una bella ripulita. Assolutamente sì. Anche perché al castello di Fenice si era interessato Alfredo d'Andrage, che poi era l'architetto che aveva progettato il borgo medievale al Parco del Valentino a Torino. Per chi non lo sapesse, a Torino, per l'esposizione generale italiana del 1884, furono creati da zero un borgo e una rocca medievali. Per quel progetto, l'Alfredo si era proprio ispirato al castello di Fenice e fu proprio lui a insistere perché lo Stato italiano comprasse il castello e lo ristrutturasse, sostenendo che era un preziosissimo esempio di architettura medievale. E la ristrutturazione che poi ha fatto qui, credi fosse selvaggia? Beh, la sua no, non proprio. Anche se al tempo l'Alfredo seguiva le teorie di Viollet-le-Duc, un francese che aveva già ristrutturato la città di Carcassonne e pure Notre-Dame a Parigi, seguendo la teoria del... Bisogna immedesimarsi in un architetto del tempo, pensare e agire come lui per restaurare ciò che lui aveva creato. L'Alfredo però non aveva molti fondi. E anche se avesse voluto, non sarebbe stato in grado di ricostruire cose che non c'erano. Ma poi, nel 1934, ci fu un secondo restauro, durante il quale si decise che il castello avrebbe dovuto avere un aspetto più medievale. Ma in che senso? È già un castello medievale. Come si fa a farlo sembrare più medievale di così? Per esempio, ricostruendo le mura più esterne che nel tempo erano scomparse. Ah, capisco. Lasciamo che a lamentarsi di queste cose siano gli archeologi e noi godiamoci il castello e tutte le sue mura senza preoccuparcene. Cosa ne pensi? Buona idea. Così noi possiamo concentrarci sulla storia degli Chalands, i signori di questo castello. I due che diedero al castello la sua forma sono stati Aimone e Bonifacio di Chalons nel XIV secolo. In realtà, quei due lì hanno passato la vita in giro a fare guerre con i Savoia e intanto gli operai, poveracci, erano a casa che gli costruivano il castello. Ma gli Chalands seguivano gli ideali della cavalleria e così sai, se c'era in giro una fanciulla in ambasce, loro dovevano correre. Certo, proprio come quella volta in cui... Prepara l'armatura, mio buon Bonifacio, che partiamo per salvare una pulzella. Certo, Amedeo, ma se posso chiedere, chi è la fanciulla in ambasce? Si chiama Giovanna e l'hanno imprigionata, la poverina. Allora partiamo subito. Ma dove hai detto che si trova questa monna Giovanna? A Napoli. Affrettati, che partiamo. Amedeo, non è che per caso stai parlando della regina Giovanna? Certo, è proprio lei
la pulzella da salvare. La suddetta pulzella, la regina Giovanna di Napoli, era una cresciuta a pane, intrighi e omicidi, ma che alla bisogna non disdegnava di interpretare la fanciulla in ambasce, anche se a quel punto, nel 1382, tanto fanciulla non era più, essendo una cinquantenne con 4 matrimoni sul groppone. E che ti devo dire? Quella avevano da salvare. Comunque mica ci riuscirono, perché l'Amedeo morì di peste lungo il tragitto e il Bonifacio ebbe poco da salvare, perché la Giovanna fu assassinata poco dopo. E vabbè, dai, morta una pulzella se ne fa un'altra. E l'Amedeo si era lasciato alle spalle una vedova, la Bona di Borbone, che abbiamo già nominato nel video su Scion, che era diventata reggente in nome dell'erede di Casa Savoia, Amedeo VII. Bonifacio così andò solerte a mettersi al di lei servizio. Sì, e la Bona, che era una con l'occhio lungo, che aveva già governato durante tutte le assenze del marito, si prese il Bonifacio come consigliere. Magari lo fece perché il Bonifacio era un acculturato. Pensa che al castello di Fenis, nei meravigliosi affreschi che decorano il cortile, sono raffigurati diversi saggi che dispensano consigli. In effetti, qui possiamo trovare degli aforismi di un certo spessore, come per esempio: se un uomo avesse sotto di sé il cielo, la terra e il mare e tutti gli uomini che Dio ha creato, non avrebbe niente se non avesse pace. Oppure quell'altro che dice: non è signore del suo paese chi è odiato dai suoi sudditi, ma deve essere proclamato signore chi è amato dai propri fratelli. A sentirli proclamati in questo modo, pare davvero che questo Bonifacio fosse un saggio, oltre che un valoroso cavaliere. Tra gli affreschi che potete vedere al castello di Fenis, ce n'è uno in cui il motto recita: duri questa casa finché la formica abbia bevuto il mare e la lenta testuggine abbia tutta girata la terra. E dobbiamo dire che questa frase è stata davvero bene augurante, perché il castello, i suoi 700 anni, se li porta davvero bene. Se li porta veramente bene. Funzionano ancora anche gli scoli sul tetto che portano l'acqua piovana nel cortile centrale, dove un tempo c'era la cisterna di raccolta delle acque. Non trovi? Sì, sono ancora tutto bagnato adesso. Dove ce l'avevi questo phon? Lasciamo Vabbè. Perdere. Ok, mentre il Teo finge di asciugarsi, ma se a voi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e magari date un'occhiata ai nostri social. Ciao!